Benvenuti, sono molto 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 felice e vi ringrazio tantissimo del fatto che siete dentro questa community, che state seguendo le lezioni. Capisco quanto sia difficile in questo momento per tutti quanti essere chiusi a casa, attraversare tutto questo e quindi niente, questo è dal mio piccolo, la forma che conosco di più per cercare di stare più tranquilli mentalmente. Ok, oggi faremo una lezione di Hatha Yoga, abbastanza dolce, non vi preoccupate di andare di qua, di là, prima volta, seconda volta, sono praticante esperto, è una lezione adatta a tutti, ok? Quindi cercheremo di allungare bene il nostro corpo completamente e di focalizzarci sul respiro. Il respiro è la base di tutto quello che facciamo nella vita, che sia yoga, che sia Pilates, che sia fare la spesa, siamo vivi grazie al respiro. Quindi la priorità nelle nostre pratiche, se chiamino yoga, Pilates, calcio, deve essere il respiro, ok? Quindi vi invito a sedervi in una posizione comoda. E qualunque quella sia, potete anche piegare le gambe in avanti, piegare le ginocchia. Le cose importanti è essere comodi. Se sentite che la posizione a gambe incrociate richiede troppo sforzo da parte delle vostre anche e ha creato un conflitto alle ginocchia e la vostra schiena fa questo, allora portate un cuscino. A casa abbiamo tutti un cuscino, lo mettiamo sotto i glutei e ci solleviamo un pochino di più. Questo aiuta a mantenere meglio la postura e a migliorare la tensione che si potrebbe creare alle ginocchia. Mettiamo le mani sopra le ginocchia, allunghiamo le spalle verso l'alto, indietro, avanzo. Di nuovo, sposto le spalle in avanti, le porto indietro, 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 grande, con il più ampio possibile e giù. Inspiro di nuovo, apro, creo il movimento grande e scendo. Chiudiamo un attimino gli occhi, respiriamo profondamente. Sentiamo l'aria che entra, riempie i polmoni e che espirando liberando tutte le tensioni che abbiamo in questo momento. Inspiriamo. Ed espiriamo. Lasciando le mani sopra le ginocchia con l'addome attivo, piano piano apriamo gli occhi. Inspirando, allunghiamo la colonna ed espirando con l'attivazione dell'addome iniziamo a scendere. Lasciamo tutti e due i glutei a terra, allungo, 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 il collo è molto morbido e quando inspiro salgo dall'altra parte. Inspiriamo ed espirando si scende da destra. Allunghiamo totalmente, lasciamo i glutei appoggiati a terra e inspirando saliamo dall'altra parte. Cercate di fare movimenti anche con le spalle, ma di lasciarli sempre allo stesso livello. Allungo la colonna, il collo è morbido, non portate il mento in avanti. Inspiro, torno. Da questa posizione, siccome mattina e siamo ancora molto rigidi, facciamo delle piccole piccole torsioni. La cosa importante è mantenere l'addome molto attivo. Inspirando, solleviamo il braccio destro, ci allunghiamo verso l'alto, abbassiamo la spalla. Espirando, mettiamo il braccio destro dietro del gluteo destro e spingo con i polpastrelli delle dita. Questo mi fa aprire la zona dorsale. Inspiro con il braccio sinistro verso l'alto e quando espiro appoggio il braccio sinistro sopra il ginocchio destro. Inspiro, cresco un altro pochino e quando espiro guardo oltre la spalla destra e attivo l'addome. Resto, respiro, morbido le gambe. Uno, dos, respiriamo profondamente. Tres, ogni ispirazione mi fa allungare, ogni ispirazione mi aiuta a entrare meglio nella torsione. Quattro, cinque, attivo l'addome. Inspirando, liberiamo entrambe le braccia e le portiamo verso il soffitto. E la testa va in avanti, espirando vado indietro, quindi la mano sinistra dietro al gluteo sinistro e la mano destra sopra il ginocchio destro, sinistro, la mano destra ginocchio sinistro, spingo con la mano sinistra, creo l'allungamento della colonna, attivo l'addome, inspiro, espirando guardiamo
andiamo oltre la spalla sinistra. Cercate che il collo non sia in tensione, che la spalla, le spalle siano lontane dalle orecchie. Uno, dos, tres, cuatro e cinco. Inspirando, torniamo con la nostra testa e poi piano piano torniamo con le braccia verso l'alto, ci allunghiamo, abbassiamo le spalle. Inspiro ed espirando di nuovo portiamo le mani dietro della schiena, afferriamo un polso con una mano, gomiti morbidi. Inspiro, creo un allungamento. Quando mi allungo non creo un inarcamento perché questo mi fa male, semplicemente cresco. E quando espiro scendo in avanti allungando la colonna, morbido morbido fino dove riesco. Libero la manito, mi appoggio sopra le ginocchia. Inspiro, spingo con le mani le ginocchia, cresco verso l'alto e quando espiro vado indietro. Da qui liberiamo le gambe, le portiamo davanti a noi e le abbracciamo, ok? Muoviamo un pochino lo spiesito, ancora siamo fermi, non vi preoccupate. E da qua entriamo in posizione quadrupedia. Quindi controlliamo di tenere le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche, attivo l'addome. Inspiro, mobilitiamo la colonna, apro, forte, grande, vado in avanti. Espiro, spingo con le mani, mantengo però le spalle sopra dei polsi, spingo, 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 retroverso il bacino, il cuore va verso il mento, io entro come un gatico molto arrabbiato. Inspiro di nuovo, apro, 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 apro. Espiro, spingo, 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 forte, 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 forte. Nello yoga si inspira e si espira sempre dal naso. Inspiro. Espiro, chiudo. Inspiriamo. E stavolta espirando spingo con le mani, curvo un pochino la schiena, vado indietro, fronte verso il tappetino e glutei sopra dei talloni. Allungo le mani, non mi abbandono in questa posizione, stiamo attivando il corpo, quindi le braccia sono attive, avvicino le scapole, attivo l'addome, fronte al tappetino. Sento l'allungamento della colonna. Radichiamo le manitos a terra, molto molto forte con le mani. Inspirando guardiamo in avanti, salgo con le mani, punto le dita dei piedi, ma continuo a spingere con le braccia. Saliremo a creare il cane a testa in giù. Quindi è molto importante, ragazzi, che chi è un praticante esperto e sa fare questa posizione può entrare tranquillamente. Chi sta costruendo questa posizione, anche se è la prima volta, dobbiamo darle sempre la priorità alla schiena, ok? Ci sono molti errori comuni in questa posizione e questa è una posizione base nello yoga. Quindi andiamo a crearla per bene. Spingo con le mani molto molto forte. Questa linea qua in diagonale che spinge il pavimento dovrà esserci sempre, altrimenti noi andremo a caricare i polsi o i gomiti e le articolazioni ne soffrono. Quindi spingo con le mani, attivo l'addome e il mio sguardo va verso le ginocchia. Inspiro e quando espiro continuo a spingere, inizio a sollevare i glutei verso l'alto, mantengo questa spinta delle braccia, questa diagonale e guardo le ginocchia. Prima o poi chi riesce inizia a distendere le gambe, dare un piccolo passettino in avanti ed entrare nella posizione della Mukha Svanasana, che è questa qua. Più o meno siamo freddi tutti. Quindi piego le ginocchia, inizio a morbidire. Se non riuscite dalle ginocchia piegate, distendiamo un pochito ogni gamba. Sempre va lo sguardo all'ombelico, sempre spingo con le mani a terra. Distribuite il peso di tutto il corpo fra le mani e i piedi. Non sono caricato in avanti e non sono totalmente mollato indietro. Sono in una posizione dove il mio peso si distribuisce totalmente per bene. Muovo, mi fermo, salgo e guardo in avanti, salgo sulla punta delle dita, spingo bene con le mani, passo destro in avanti, passo sinistro. Piego le ginocchia, punto i popastrelli delle dita a terra. Amore, si vede ancora? Mani sulle tibie e distendo le gambe, distendo la colonna. Allungo l'addome molto attivo. Uno,
Cercate di non portare i glutei all'indietro, ma di mantenere sempre questo atteggiamento di che le anche, scusatemi, che cadono in linea perpendicolare sopra le caviglie. Se c'è bisogno, piego le ginocchia. Apro, uno, dos, tres. Non guardate in avanti, vi incricate il collo, guardate il pavimento in avanti. I 5. Piego un pochino di più le ginocchia, scendo, attivo l'addome e lo appiccico alle cosce e continuo a scendere liberando le braccia verso il pavimento. Tocco totalmente e libero il collo. Inspirando cominciamo a risalire. Su, 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 su. L'ultima che sale la testa, l'addome è molto attivo e mi permette di creare tutto questo allungamento. Ok? Ora, divarichiamo le gambe all'altezza dei fianchi. Pieghiamo un pochino le ginocchia, mani sui fianchi, inspiro, apro, cresco. Sedere fuori a paperina, siamo una paperina. Espiro, chiudo. Quando chiudo faccio come una cucciarita all'incontrario, una cucciarita cucchiaino. Quindi inspiro, apro, espiro, chiudo. Inspiro, apro, espiro, chiudo. Una cucciara. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Da questa chiusura qua, che è forte con l'addome, il mio petto non si mi chiude ma sono in linea, distendo totalmente le gambe e cerchiamo di mantenere questa retroversione, ok? Questo protegge la zona lombare. Quindi mantengo, chiudo le gambe, continuo con la retroversione, cresco, radico i piedi a terra. Cresco, cresco, sento la colonna vertebrale che va verso il soffitto, porto le spalle su e indietro, abbasso le spalle e libero le mani. Chiudiamo un attimino gli occhi qua, siamo tutti nella parte interiore del tappeto. Ci concentriamo qui e ora. Sempre cercate di focalizzare la vostra attenzione in quello che state facendo in questo preciso istante. Mantengo la retroversione, so che l'abbiamo già perso, riattivatela immediatamente perché ci serve e cresciamo. Riscaldiamo un pochino di più il corpo con un paio di saluti al sole. Quindi inspirando, solleviamo le braccia oltre la testa, spalle sempre lontane dalle orecchie, cresco ancora di più. Se non ci dà fastidio, guardiamo le mani. Espirando, attivo l'addome, piego le ginocchia, sposto il peso in avanti, gli avampiedi mi sostengono, l'addome mi sostiene, scendo, mani a terra, libero il collo. Inspiro, distendo le gambe, distendo le braccia, potete mettere le mani sulle tibie o sul pavimento. Quando espiro, appoggio le mani, ben appoggiate con le dita molto grandi, passo destro lungo, lunghissimo indietro, passo sinistro, siamo in una panca alta chiamata Falakasana. Punto le ginocchia, libero il collo del piede. Se vedete, le mie ginocchia sono dietro rispetto alle anche. Non potete essere in questa posizione perché non sarebbe in linea le braccia. Quindi vado in avanti, retroverso il bacino, vicino alle scapole. Guardo in avanti, inspiro. Espirando, piego le braccia totalmente fino ad arrivare a terra. Chiudo le braccia, gomiti chiusi fra di loro. Inspiro, salgo. Espiro, scendo. Inspiro, salgo. Espiro, scendo. Controllate che quando si sale non facciamo questo di chiudere le spalle. Le spalle sono sempre lontane dalle orecchie. Otra vez, inspiro, salgo. Abbasso le spalle e l'addome fortissimo. E quando espiro, punto le ginocchia, punto le dita. Spingo con le mani forte, 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 forte. Su con il sedere. Piccolo passettino in avanti. E resto di nuovo in Adho Mukha. Muoviamo un pochino le ginocchia, muoviamo le anche, addome molto attivo, dos. Controllate di avere le braccia in linea e non di iperestendere i gomiti. 4, 5, mi fermo nella posizione un attimo, inspiro, salgo sulla punta delle dita, sguardo in avanti, passo destro di nuovo, passo sinistro, allungo la colonna. Quando espiro, piego un pochino, scendo di nuovo verso le braccia, verso le gambe, perdon, e inspirando di nuovo, solleviamo le braccia, allunghiamo radicando i piedi a terra. Espiro.
mani lungo il fianco. Com'è? Come va? Tutto bene? Ok, prendiamo bene aria. Se sentite che state affogando, concentratevi su fare che il movimento segua il respiro, non il respiro il movimento. Questo sembra banalissimo, ma non lo è, credetemi. Quindi, se io quando inspiro e sollevo le braccia, già qui sono in apnea perché non ho più capacità respiratoria, o faccio un movimento più veloce, oppure inspiro, espiro, mi fermo, inspiro, continuo. Il movimento deve essere sempre accompagnato dalla respirazione, tranne che noi volutamente vogliamo fare kumbhaka, trattenimento del respiro, se no, no. Bueno, questo viene col tempo, non vi preoccupate. Inspirando, solleviamo di nuovo le braccia, ci allunghiamo, retroverso il bacino, sentiamo il nostro bacino, espiro, scendo in avanti, inspiro, allungo la colonna, creo l'apertura della mia schiena, espiro, appoggio le mani, passo destro, passo sinistro, appoggio le ginocchia a terra, libero il collo del piede, inspiro, espiro, piego le braccia, scendo, chiudo le gambe, chiudo i gomiti, inspiro, arriva su, espiro, scendo, inspiro, su e l'addome fortissimo, spalle lontane dalle orecchie, espiro, scendo, inspiro, arriva, espiro, punto le ginocchia, punto le dita dei piedi, spingo con le mani, spingo, spingo, spingo e inizio a sollevare i glutei. Piccolo passettino in avanti e spingo bene, sguardo all'ombelico. Uno. Dos. Tres. Quattro, respiri profondissimi. 5. Guardo in avanti, salgo sulla punta delle dita, ma solamente il piede destro va in avanti, quindi spingo, 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 creo una cucciarita con l'addome e faccio passare il piesito destro e lo appoggio a terra. Il avampiede sinistro lo mantengo qua, puntato. Piego la gamba destra, spingo i compastrelli delle dita e guardo in avanti, allungo la colonna, inspiro. Espiro, inspirando salgo, forza con questo quadricipite, su, attivo l'addome, spalle indietro, leggerissima retroversione del bacino, e uno, dos, tre, gamba sinistra distesa, forza con le gambe, quattro, cinque, inspiro, e quando espiro, giro il piede sinistro e lo appoggio in perpendicolare. Controllate che i vostri talloni siano tutti e due nella stessa linea, ok? Piego la gamba destra, faccio una leggerissima retroversione e scendo il più possibile. Se questo è il vostro massimo, non importa. Ascoltate il vostro corpo e seguite fino a dove arrivate. Scendiamo, retroversiamo, allunghiamo la colonna, apriamo le nostre braccia. Questo è il secondo guerriero. Guardo la mano destra. Resto, stabilizzo la posizione, creo una posizione dal basso verso l'alto, i piedi si radicano a terra, le gambe mi sostengono il corpo, il tronco si attiva, le braccia si allungano, 4, 5, inspiro, allungo, porto il braccio destro verso l'alto, il sinistro dietro la coscia sinistra, espiro, giro, quindi il piede sinistro gira, le braccia nuotano in avanti, appoggio otra vez le mani a terra e libero il piesito destro indietro. Spingo con le mani ed entriamo di nuovo in Adho Mukha Svanasana. Cane a testa in giù. Spingo, piego un pochino i gomiti. Addome attivo,
guardo in avanti, inspiro, salgo sulla punta delle dita, sposto il peso, passo sinistro, solamente sinistro, lascio l'avampiede destro a terra, inspiro, cresco, quindi piego la gamba sinistra e spingo un pochino il bacino verso il basso, lo guardo in avanti, espiro, inspirando saliamo, lasciamo forte la gamba sinistra, spalle su, indietro, leggera retroversione, forte con l'addome, gamba destra attiva, 1, 2, inspiro e quando espiro giro il piesito destro, ora siamo nel guerriero dall'altra parte, quindi distendo la gamba destra, piego la gamba sinistra. Controllo che i talloni siano nella stessa linea, retroverso leggermente il bacino e torno al centro con il tronco. Apro le braccia, guardo la mano sinistra. Inspiro, mano destra. Dietro la coscia destra, mano sinistra che si allunga, l'addome molto forte, inspiro ed espirando, giro il piede destro, nuoto con le braccia in avanti e spingo bene con le mani, libero il piesito sinistro indietro ed entriamo otra vez nel cane a testa in giù. Spingo con le mani, piego un pochino i gomiti. No, io ho iperestensione ai gomiti, io li devo piegare, questo era un messaggio per me stessa, scusatemi. Voi mantenete le braccia dritte, tranne chi sa di avere iperestensione ai gomiti, le piega un pochino. Allunghiamo. Allora, inspiriamo, guardiamo in avanti, saliamo sulla punta delle dita, sposto il peso, creo la curva del cucchiaino all'addome, passo destro, passo sinistro, distendo le gambe, distendo la schiena. Potete piegare le gambe, mani sulle tibie, distendere la schiena. Espiro, addome attaccato alle cosce, scendo e scendo anch'io. Inspiro, salgo, cresco verso l'alto. Espiro. Respiriamo, torniamo di nuovo piano piano a sentire l'allungamento del nostro corpo e sentire il radicamento dei piedi a terra, quindi piedi radicati retroverso il bacino, cresco, allungo la colonna, spalle lontane dalle orecchie. Inspirando, apriamo la gamba destra verso destra. Questa volta, mi giro all'altra parte, perdono. Questa volta lasciamo tutti e due i piedi paralleli. Controllate che la punta delle vostre dita vadano un pochino all'interno o siano totalmente dritta, ma non fare questo, ok? Perché se poi io devo scendere, dipende dalla posizione, mando il ginocchio fuori asse. È molto importante dentro lo yoga di preservare molto bene le nostre articolazioni, evitare di farci male. Giriamo il piesito destro e lo apriamo. Apro le anche, ok? Mantengo questa apertura qua, allungo. Divarico le braccia, inspiro, guardo la mano destra. Mentre il mio fianco va verso sinistra, io sposto il braccio destro in avanti. E inizio a immaginare che dietro di me c'è un muro, c'è, ma che siamo attaccati, tutti e due i glutei e tutti e due le spalle toccano contemporaneamente questo muro e io scendo toccando quel muro. Questo evita che io faccia questo, di scendere con la spalla sinistra in avanti. Quindi scendo fino dove sento che riesco. La mano destra prenderà la vostra gamba destra, sopra o sotto il ginocchio. Mai sul ginocchio, ok? Scendo, creo un allungamento con la mia colonna fino dove arrivo, apro il petto,
Guardo la mano destra se il collo non mi dà fastidio e resto qui. E respiro. Attivo l'addome. Inspiro, piego un pochino il ginocchio destro, salgo, cresco verso l'alto, torno, distendo la gamba destra ed espirando, giro i piedi, quindi il piede sinistro era un pochino in diagonale, ora lo chiudiamo un pochino di più e io le anche che erano aperte li chiudo, ok? Se questa posizione è molto impegnativa perché c'è da fare tanto equilibrio, invece di mantenere i talloni nella stessa linea potete aprire un pochino di più il piede destro. Le anche non si devono aprire, però devono essere chiuse in avanti, ok? Quindi giro le anche, allungo la colonna, potete afferrarvi dei gomiti qua dietro oppure chi ce la fa entra con le mani in preghiera dietro della schiena, quindi fa questo. Ma è impegnativo e quindi non c'è bisogno di rompere las muñecas. Muñecas vuol dire, a parte di bambola, vuol dire polsi. Quindi non c'è bisogno di rompere i polsi, possiamo tranquillamente prendere i nostri avambracci. Allungo la colonna e inspiro. Respirando, mantenendo la schiena più dritta possibile, scendo in avanti senza spostare l'anca sinistra indietro, ma mantenendola in avanti. Quindi vado, 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 cresco, 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 mi allungo. Se riesco scendo verso la mia gamba destra. Se vi dà fastidio le mani, avvicinate le scapole fra di loro, ma mantenete le mani a terra, però con questa apertura. Quindi anche se non scendo totalmente alla gamba, anche se piego un pochino, fermami per estendere il ginocchio, però questa apertura si deve mantenere, questo qua, non questo. Bueno, respiro. Inspiro, salgo, espiro, libero, inspiro, giro, siamo di nuovo di fronte, quindi controlliamo i talloni, non si sono spostati o se si sono spostati li rimettiamo a posto, giro il piede sinistro e metto il piesito destro in diagonale, quindi il piede destro va in diagonale, così io ho la linea, caviglia, ginocchio anche nella stessa direzione. E apro bene la gamba destra. Controllate di non iperestendere il ginocchio non è totalmente con questa parte appiattita, ok? È un pochino curvo, quindi noi controlliamo questo e cresciamo. Radico i piedi, spingo la terra con le gambe, allungo la colonna. Apro l'anca destra, ok? Abbiamo due anche diverse, è normale scendere di più da una parte che dall'altra, sentire meglio una parte che l'altra. Chiaro, tutto bene finora? Fate così? Non vi vedo. Sono abituata con Zoom di dire fate così e tutti mi fanno così, io vado. Vabbè. Apro, attivo l'addome, cresco, divarico le braccia, inspiro. Le anche, il fianco va a destra, quindi sposto questo addestramento e la mia mano sinistra mi spinge di nuovo, immaginate il muro dietro, glutei e scapole toccano questo muro contemporaneamente. Scendo, 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 fino a sentire che sono nel punto giusto. Questa posizione a volte non è, non si capisce bene come entrare, ok? Quindi non vi preoccupate, non siete voi, c'è da capire l'allineamento corretto. Se avete il muro dietro, fatelo col muro. Guardo la mano. Se non mi dà fastidio, se vi dà fastidio, potete guardare anche giù, ok? Dos. Respiro. Quattro. Cinque. Inspiro, la manito destra sale. Attivo l'addome, piegate il ginocchio sinistro se avete bisogno e torniamo al centro. Espirando giriamo, quindi il piede destro che è già in diagonale si può scendere direttamente. Chi vuole può chiudere un pochino, anzi si chiude un pochino. Controlliamo di mettere le anche nella stessa linea, i talloni radicati a terra. Più radichiamo i piedi, più si crea questa
stabilità in tutte le posizioni che facciamo con lo yoga quando siamo in piedi. Quindi non è tanto di l'addome, la coscia, se la base, se le radici che sono i nostri piedi non prendono per bene il tappetino, il pavimento, la terra, il prato, non so dove siamo, questo evita che noi, allora se questo non si fa, perdiamo l'equilibrio, ok? Ovviamente c'è l'insieme di tutto, dell'attivazione dell'addome, eccetera, però la parte principale di attivare come prima cosa sono i piedi, ok? Radico i piedi, cresco, le mani di nuovo, fate quello che avete fatto nella posizione precedente con dall'altra parte, o le mani in preghiera, o le mani che prendo le avambraccia, o portiamo le mani a terra, quindi espiriamo, attivo, espirando, controllate che tutti e due le anche vadano allo stesso momento, nella stessa linea, non con l'anca destra aperta. Scendo, sentite che avete un'anca diversa dall'altra. Liberiamo il collo, si resta. Questo di prendermi le avambraccia ha uno scopo, mantenere le scapole unite ed evitare la gonna. 4. 5, piega la gamba destra, sinistra, inizio a liberare le mani se le avevo dietro, appoggio le mani a terra e sposto prima di tutto indietro la gamba destra e poi libero la gamba sinistra e la porto anche indietro. Inspiro, panca alta, espiro e spingo con le mani, entro in Adho Mukha, allungo. Ricordate chi non ha Adho Mukha come lo sto facendo io, che non lo dovete neanche fare così, dovete trovare il proprio Adho Mukha. Piegate le ginocchia ed spingete bene con le braccia, perché la schiena ha la priorità, non le gambe, ok? Non è questo, è questo. Inspiro, punto le dita, appoggio le ginocchia a terra, libero il collo del piede, inspiro. Espiro e spingo con le mani, glutei sopra i talloni, fronte al tappetino. Mani dietro lungo le gambe e rilasso qui. Ora non dovete attivare le scapole come vi avevo detto prima. Qua possiamo tranquillamente respirare qua. Rilassare al pavimento. Libero la smanito, metto le mani sotto le spalle, inspiro, spingo con le mani, salgo, espiro. Ora, scendo dai glutei, libero le gambe in avanti. Ora io sposto il tappeto così e ci vediamo meglio. Respiriamo un attimo, giusto? Penso. Ok, distendiamo le gambe, lasciamo i glutei radicati a terra, ok? Lasciamo, quando dico i glutei radicati a terra, mi riferisco a queste due ossicine che scendono dalle anche, che si chiamano ischi. Quando ci spostiamo sentiamo un osso che tocca il pavimento, quell'osso deve essere riradicato. Noi allunghiamo le gambe, mantenendo sempre un corretto atteggiamento della schiena, quindi attivo l'addome, cresco, porto le spalle su e indietro, mantengo questa apertura, attivo l'addome, le mani vanno verso il pavimento, ok? Dipendendo sia della nostra della nostra flessibilità nella catena posteriore che dell'apertura delle nostre spalle, le mani toccano il pavimento o meno, ok? Se abbiamo le braccia molto lunghe, si potete portare anche un pochino più indietro, ok? Le mie sono chiquitas, le Tyrannosaurus Rex, quindi io devo avere tanta flessibilità per scendere. Mantengo questo atteggiamento, questa posizione si chiama Dandasana. Mi sa che in italiano si dice posizione del bastone, ma non sono sicura, scusatemi, io ho imparato i nomi in sanscrito e non in italiano. Quindi resto, respiro, mi focalizzo sulla respirazione che sto
facendo, ok? Cercando di allungare, di crescere. Questa è una pratica yang, per cui le gambe sono attive, l'addome è attivo, la tensione è posta nella posizione che faccio insieme al mio respiro. Non mi abbandono qui, mi attivo totalmente, preparo il mio corpo, ogni posizione mi prepara a quella dopo. Ora pieghiamo le ginocchia, ok? Inspirando appoggiamo le mani sulle ginocchia e cresciamo verso il soffitto. Ed espirando spostiamo in avanti il corpo mettendo le cosce che toccano totalmente, l'addome che tocca totalmente le cosce. Scendo e mi afferro i gomiti da sotto, ok? Da qui, quando inspiriamo, allunghiamo, portate, non chiudete le spalle o le scapole fra di le spalle fra di loro, apritele. Inspiriamo, rilassiamo il collo ed espirando abbassiamo le gambe in avanti. Se diciamo no, il corpo non mi scende più, la mente mente, quindi noi siamo più furbi, portiamo i glutei indietro. Taran! E il corpo scende. No, magari non totalmente a terra, però scende un pochino di più. Liberiamo e si resta. Se c'è qualcuno che riesce a scendere totalmente e può liberare le mani da sotto, distendere le gambe e scendere, lo può fare, ma non è quello lo scopo. Lo scopo è rispettare fino dove ognuno di noi riesce ad arrivare senza rompersi. Ok? Rilassiamo. Collo morbido, spalle che si allontanano dalle orecchie. Addome attivo, gambe attive. Non contratte, ma attive. Continua a respirare. Inspiro, libero le mani, mantengo con le gambe così piegate e inspirando risalgo piano piano, cresco, la testa è l'ultima in salire e mi allungo, rilasso, le gambe distendo totalmente a terra, cresco di nuovo. Inspiro, espiro. Mettiamo le mani dietro dei glutei. Allora, da qui vi do 2 o 3 opzioni, quindi avvicino le scapole, sempre in queste posizioni di apertura, abbasso le spalle, le allontano dalle orecchie. Opzione 1, spingo con le mani, attivo l'addome e creo un'apertura del petto verso il soffitto. Non mandate troppo indietro la testa perché schiacciate la cervicale. Seguite la vostra colonna e il collo segue la vostra colonna. Opzione 2, dove siamo? Appoggiamo los piecitos piegando le ginocchia. Radico bene le mani a terra, salgo creando una tavola, quindi spingo forte, io creo una tavola e guardo verso il soffitto. Opzione 3, dalle gambe che sono distese e unite, cercate di non divaricare gli adduttori delle gambe, le gambe sono unite, i piedi sono uniti e spingono verso terra, quindi già da qui io preparo con le mani, spalle su e indietro, chiudo, cioè allontano le spalle e chiudo le scapole, spingo con le mani, salgo in una linea retta, una tavola completa, guardo su e si resta, scegliete 1, 2 o 3 e saliamo. 1, forza con le braccia, con i glutei, con l'addome, inspiro ed espirando si scende piano piano. Afferro le mie gambe, vi do 2 opzioni per la transizione, quindi o incrociamo le gambe, prendiamo lo spiesito, li mettiamo sotto i glutei, ci spostiamo in avanti con le mani, liberando, oppure da questa posizione portiamo le gambe indietro, le mani in avanti e ricordatevi quello che vi ho detto prima, mani sotto le spalle, ginocchia non sotto le anche ma dietro, inspiro. Retroverso il bacino, vicino alle scapole, guardo in avanti. Espiro, piego le braccia. Gambe insieme, inspiro, arriva su. Spalle lontane dalle orecchie, con la testa non vado indietro, questo mi schiaccia. Espiro, scendo. Spalle indietro, vicino alle scapole, le gambe sono insieme. Questa è Bhujangasana, la cobra, e la cobra ha una cola, non 2. Inspiro. Espiro.
Inspiro, arriva. Espiro, spingo con le mani. E vado indietro, Balasana, posizione del bambino. Da qua, di nuovo, porto le mani verso le gambe, cresco verso l'alto, mi siedo e libero, le gambe le porto in avanti. Ok? Bene, dove siamo? Ora pieghiamo la gamba sinistra sotto. Però non cercate di non mettere il gluteo sopra di questo talone, ok? Ma di mantenere il gluteo a terra e la gamba chiusa. Se riuscite con il ginocchio che va in avanti, se no il ginocchio un pochino aperto. Se c'è troppa difficoltà, mattoncino o cuscino sotto dei glutei che vi solleva, ok? La gamba destra in questo caso può mantenere a destra, quindi piede destro accanto alla tibia sinistra. Opzione 2, piede destro davanti al ginocchio sinistro. Opzione 3, piede destro che accavalla la coscia sinistra. Opzione 4, mi chiudo come un prezzo, il che vuol dire che io esposto il piede, controllate, se guardiamo sotto il nostro corpo, vediamo che i talloni sono nella stessa linea e che le gambe cadono perpendicolarmente un ginocchio sopra l'altro. Ok, si resta qua, questa è Gomukhasana con le gambe, quindi per allungare meglio i fianchi, inspiro e quando espiro vado in avanti, se riesco, se non c'è dolore e rilasso il collo. Allora la testa è molto pesante, quindi devo avere un forte atteggiamento dell'addome per crescere e allungarmi, rilassare le gambe per poter entrare comodamente a aprire mi scalera, se in spagnolo, i miei fianchi, e rilasso le braccia. Le braccia non mi spingono al pavimento, questo vuol dire che sono in tensione e che non mi piace che mi fa male. Se fa male, mantengo la posizione su, ok? Quindi allungo, rilasso. Ok, ora, inspirando salgo, la gamba destra è sopra. Questo vuol dire che la mano destra va dietro, 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 e con la manito, se la vedete qua dall'altra parte uscita, cerchiamo di metterla all'interno delle nostre scapole. Cresciamo con il braccio sinistro verso l'alto, inspirando ed espirando, cerchiamo che le mani si chiudano fra di loro. Non è semplice, non tutti riusciamo. Allora, oggi non ero pronta, però possiamo prendere un palo, come si dice un palo? Bastone, Un bastone, tipo quello della scopa o del cencio, se è quello che si gira lo liberate. Ai, grazie a Dio. Bueno, questo è un altro tipo di bastone. Lo mettete dietro della vostra schiena, questo vi fa mantenere la schiena dritta. Con la mano destra da sotto afferriamo e con la mano sinistra da sopra. La testa non si chiude ma si apre, mi allungo. Questa è Gomukhasana, posizione della testa di mucca. Respiro. Potete anche usare un elastico, una sciarpa, qualunque cosa che vi faccia mettere le mani nella stessa linea. Piano piano liberiamo la manito sinistra, la manito destra e il bastone. Libero la gamba destra con dolcezza, libero la gamba sinistra. Siccome è una posizione forte per chi ha le anche chiuse, potete abbracciare le vostre gambe e muovervi un pochino sopra i glutei, senza curvare la schiena, sempre cerchiamo l'allungamento, ok? Bueno. Come prima, opzione 1 o opzione 2 per passare in avanti, quindi potete incrociare le gambe o potete lasciare le gambe libere per passare, fare le mani in avanti, controllate, spalle sopra, i polsi, ginocchia indietro, retroverso il bacino, inspiro, guardo in avanti, espiro, piego le braccia, chiudo le gambe, salgo, cresco come una cobra, espirando, vado indietro. Inspiro,
Espiro a lungo, a lungo, a lungo, a lungo, cresco con la mia colonna, rilasso qua un attimo. Inspiro, raccolgo le manitos e salgo. E espiro di nuovo libero, andiamo a fare l'altra gamba. Amore, che ora è? 11:22. Ok. Allora, la pierna. Scusate, mi esce lo spagnolo ogni tanto. La gamba destra va questa volta sotto. Come vi avevo detto prima, abbiamo due parti del corpo diverse e questo è normalissimo, ok? Non siete voi, non siete strani, siamo tutti fatti così. Quindi, la gamba destra cercate l'angolo o il punto dove si sente più comoda. Option 1, piede sinistro accanto alla tibia, option 2 in avanti, option 3 a cavalla, option 4 si chiudono le gambe, ok? Cerchiamo di mettere i taloni nella stessa linea, quando guardiamo sotto le nostre gambe devono essere in una linea perpendicolare, ok? Per partire, attenti a non sedervi sul tallone, mi raccomando. Inspiro, cresco ed espirando attivo l'addome, continuo ad allungare le spalle lontane dalle orecchie, sempre ragazzi, noi dovuto allo stress, dovuto alla cattiva postura, dovuto a tante cose, carichiamo sempre le spalle e noi ci chiudiamo, noi siamo sempre in questo atteggiamento di creare una bovina e di chiudere, di proteggere il nostro cuore, di proteggere la nostra vita. Siamo a casa, siamo a fare una pratica bellissima che è lo yoga, apriamo, abbassiamo le spalle. Io ve lo ricorderò sempre perché più portiamo la tensione ad aprire, più riusciremo a che questo avvenga naturalmente, ok? Apro, allungo, inspiro, espiro, scendo, mi allungo, rilasso, portate, se vi serve, le palmi delle mani verso l'alto, in segno di accogliere la posizione, anche se l'addome è attivo. Respiro, mi abbandono, cercate di sentire la tensione nelle gambe e rilassarle piano piano, senza volare l'attivazione dell'addome. Piano piano. Metto le mani a terra, spingo con la manito, la testa l'ultima in salire, allungo, spalle su, su, su e indietro. Immaginate che sotto i glutei, sopra i glutei, voi avete due tasche e le vostre spalle, ogni volta che li portiamo indietro, mettono le vostre scapole in queste tasche. Questa è l'apertura che dobbiamo cercare, ok? Forse con una metafora viene un pochino più semplice per noi. Ora, come la gamba sinistra è su, mettiamo il braccio sinistro sotto, ok? Camminiamo con la manito, poi inspirando con il braccio sinistro apriamo, solleviamo il braccio, spalla lontana dell'orecchio e scendo. Abbiamo come, sì, questo l'ho già detto, che siamo diversi da due parti. Se avete il palito, lo avete preso ora in un attimo, prendiamo il palito. Com'era? Bastone. La testa non crolla, ma... Ok, attenti ai capelli. E cresco e mi allungo. E l'addome mantiene attivo. Io cerco ogni respiro. I respiri non sono lì semplicemente perché siamo vivi. Sono perché ci aiutano a entrare più profondamente nella posizione. Quindi inspiro e mi allungo. Ogni espirazione, un millimetro, non un chilometro, né un metro, ragazzi. Scendo e cerco di chiudere un pochino di più le mie mani fra di loro e di aprire le spalle e di attivare l'addome. Respiro mi aiuta a entrare nelle posizioni, a mantenere le posizioni. Ancora dos respiros. Sento l'allungamento. E poi piano piano libero con la manito destra. Libero il bastone con la mano sinistra. E liberiamo le gambe. Dolcemente, attenti alle ginocchia, abbracciamo le gambe, cresciamo verso l'alto, allunghiamo, allunghiamo, allunghiamo. Ok,
incrociamo le gambe e ci sediamo in una posizione comoda. Allora, per chi ancora non mi conosce, io vi dico, per finire tutte le lezioni di yoga, gli ultimi 5 minuti, 10, facciamo un piccolo pranayama. Ok, pranayama, diciamo che a livello... parola pranayama è molto forte, però per assumerlo, assorzione del prana, è più semplicemente conosciuto come tecnica di respirazione, ma non è l'unica forma per assorbire il prana, ok? Questo per fare un po' di chiarimento sulla parola e sulle tecniche. Oggi faremo, allora, le mattine le pratiche devono essere molto più attive e il pranayama deve essere di assorzione di energia, ma non solamente del prana, che è l'energia universale, ma parlando tipo l'energia che ti dà un caffè, per dire. Quindi le pratiche di pranayama la mattina sono forti, cioè vigorose, poderose, ci aiutano proprio a allungare, a crescere, a riempirci di energia per la giornata. La sera le pratiche devono essere più dolci, sto parlando nel senso yogico, non è che chi va in palestra allora la sera non può fare, che ne so, funzionale. Siamo nel mondo che siamo e negli orari che abbiamo, quindi non vi preoccupate per questo. Sto parlando della filosofia indiana di come dovrebbe funzionare tutto in un mondo perfetto. Ok, quindi la sera cose molto più calme. Rispettando questo, oggi faremo un pranayama che ci aiuterà a portare tanta energia, ok? È piccolo, ci metteremo tipo 3 minuti in farlo completamente, però c'è bisogno di farlo con tanta attenzione e di creare proprio un movimento isolato come deve essere. Quindi, ve lo faccio vedere di lato, per farvi capire meglio il movimento. Quindi il bacino resterà fermo, lui non deve andare da là e di qua, fermo, le spalle ferme, io cresco, mi allungo e l'addome è quello che farà tutto il lavoro, ok? Ci sono due modi per farlo, lento, chi sta iniziando, e non vi preoccupate se non vi viene subito, se oggi che è la prima volta non riusciamo, ci vuole un pochino di tempo di controllare che sia solamente questa la parte da attivare, ok? Quindi vi faccio vedere questa maglietta abbastanza aderente, quindi inspiro, gonfio l'addome, espiro dal naso, allora il movimento è isolato all'addome, ok? Inspiro, gonfio, ciao Nino, lui è chakra, il mio gatto. Espiro forte con l'addome, libero l'aria. Inspiro gonfio, espiro libero. Inspiro gonfio, espiro libero. Se riusciamo, se avete visto, non si spostano né le spalle né il bacino. Se riusciamo, lo facciamo una velocità un pochino più veloce. Non so se si dice velocità veloce, però si farebbe così. Solamente controllo addominale, gonfio, sgonfio, gonfio, sgonfio. Allora, questo ci fa, uno, venire tanti addominali e due, lavorare a pompare tanta energia. Se dietro questo schermo c'è qualcuno che soffre della pressione alta, questo pranayama non è per te. Non lo devi fare perché ti pompa troppo, ok? Se non abbiamo problemi con la pressione alta, allora ci prepariamo. Sedetevi sopra i taloni, incrociate le gambe, come volete, non si mantiene troppo a lungo. Oggi che è la prima volta che lo faccio in diretta, la facciamo Chiquita, ok? Per future lezioni, Chiquita vuol dire piccolo, lo dirò spesso. Quindi, la facciamo di 20 secondi, 30 secondi, 40 secondi, ok? La idea è piano piano arrivare a fare 3 minuti, 2, senza fermarsi. Però ci vuole un pochino di allenamento, ok? Bene, ci sediamo in una posizione comoda, spalle su, indietro, giù, addome attivo, cresco, l'aria entra e esce dal naso, prepariamo, chiudete gli occhi se volete, inspiriamo,
Fermi e respiriamo profondamente. È normale sentire che vi gira la testa se non siete abituati a fare pranayama, quindi non vi preoccupate, ok? Questo attiva tanto l'addome, quindi fatto per bene per un minuto è come aver fatto quegli addominali che ti fanno lavorare proprio, cioè sentite proprio le lamette, le coltellate, non so come si dice, nell'addome, lamette. Ok, pronti? Inspiriamo. Prepariamo, ora facciamo 30 secondi. Fermi, respiriamo profondamente. Lentamente. Non so se già iniziate a sentire l'effetto nell'addome, nei muscoli addominali del lavoro che stiamo facendo. Le prime volte, già con la prima volta che si fa, si sente forte. Facciamo l'ultimo, 40 secondi, ok? Se qualcuno si sente stanco o sente che gli manca l'aria, si può fermare un pochito prima, non è un problema, e respira normalmente, cioè non obbligate al corpo ad andare dove non è ancora pronto. Questo, per favore, tenetelo sempre presente, in qualunque pratica voi facciate, altrimenti rischiamo di farci male, ok? Bueno. Cresciamo, allunghiamo la colonna, sempre cerchiamo di ricordarle al corpo com'è l'atteggiamento che deve avere, qual è la posizione corretta per fare le diverse pratiche, ok? Prepariamo, inspiro ed espiro profondamente. E di nuovo partiamo, inspiro. Fermi. Si respira profondamente. Ok. Muoviamo un pochino la colonna, quindi lasciamo le mani sopra le ginocchia. Se eravate in una posizione diversa, sedetevi un attimino incrociando le gambe. Cresciamo allungando la colonna verso l'alto ed espirando si scende con lo stesso movimento che abbiamo fatto all'inizio. Quindi scendo, allungo la colonna, collo morbido, glutei radicati a terra. Inspiro, salgo dall'altra parte. Espiro, scendo otra vez dall'altra parte. Allungo il collo, è molto morbido. Cresco, mi allungo, inspiro, espiro, scendo, mi allungo. Questa volta quando sono nella parte davanti, libero il collo, libero. Le mani mi possono dare un supporto se non riusciamo a scendere verso il pavimento. Lascio le mani sulle gambe, inspiro, spingo con la manito, l'ultima che sale la testa, cresco. Espiro, mi appendo alle ginocchia, curvo la schiena retroversando il bacino, la cucciarita che vi dicevo, il cucchiaino del gelato, e vado indietro. Spingo con la manito, spalle lontane le orecchie, cresco, apro, inspiro. Espiro, di nuovo curvo, metto la gola, scendo, mi appendo alle ginocchia, vado indietro. Inspiro, salgo e mi fermo, in posizione neutrale.
Porto le spalle indietro, inspirando, solleviamo le braccia con i palmi delle mani verso l'alto e cresciamo. Uniamo i palmi, guardiamo le mani. Espirando, con lo sguardo seguiamo le mani che iniziano a scendere verso il nostro cuore. Namaste. E grazie mille, buona giornata. Ovviamente, chi vuole ora può entrare a fare Shavasana. Shavasana è la posizione del cadavere, è una posizione di totale rilassamento. Io la consiglio sempre, anche dopo il Pilates, perché è una posizione che vi permette di dargli ai vostri organi la possibilità di tornare al loro posto, ok? Li abbiamo messo a destra, a sinistra, su, giù, quindi sono tutti scombussolati. Per darle il tempo di tornare, ci mettiamo almeno 3 minuticos, 3, non vi chiedo di più, in questa posizione. Si chiama Shavasana, posizione del cadavere. Quindi, si scende in maniera corretta, mani sopra le ginocchia, inspiro. Quando espiro, retroverso il bacino, forza con l'addome per scendere piano piano. Allungo la schiena a terra, allungo le gambe e le divarico, le lasciate totalmente libere, niente di tensione, niente di respirare in una maniera o nell'altra. Se avete i capelli legati, slegateli per poter entrare meglio in questa posizione. Spalle che si avvicinano leggermente, palme delle mani verso l'alto, in segno di resa. Mi arrendo a questa posizione, mi abbandono. Chiudiamo gli occhi. Respiriamo profondamente e sentiamo il nostro corpo che inizia a rilassarsi. Questo, allora oggi la spiego così. Poi per salire pieghiamo le ginocchia. Giriamo con il fianco da una parte, mi aiuto con le mani e risalgo. Perché lo lascio così in questo momento? Io non lo so se voi avete finito il vostro allenamento, se per voi questa pratica è stato tutto quello che fate. Se è stato tutto, rimanete in Shavasana. Se adesso volete aggiungere, che ne so, un allenamento a casa, volete fare qualche cos'altro di fisico, di pratica, non fate Shavasana, la fate alla fine di quell'altro allenamento, ok? Bene, grazie mille, per me è stato un onore gigante. Adesso posso avvicinarmi al computer e vedere se c'è qualcuno, se ci siete, come siete. Mi sa, non sono sicura, che mi ha preso lo zapato. Che queste posizioni, questa lezione verrà conservata nella pagina per un giorno, penso. Io cercherò comunque di metterla nella pagina di YouTube, come tutte le altre lezioni. Adesso li devo editare perché veramente sono nuova in questo. Però, ok, vediamo. Mighty is not hard, so you do what you can, ok? Il bastone, ah, si dice bastone, ok, perfetto, dai, grazie, no, grazie ragazzi, è molto molto bello tutto quello che mi dite. Wow, che bello vedervi, niente. E stasera su Zoom faremo Pilates, mi amor, posturale o funzionale? Mi amor, perché ho l'assistente non yogico che mi dà una mano per capire tutto. Quindi niente, stasera facciamo Pilates, chi si vuole collegare alle 18 dovete entrare a vamosayoga.it e lì trovate tutta l'informazione per accedere a quella lezione. Quella lezione ha una password per poter accedere, cambia settimanalmente insieme alle mail con informazioni e con tips di yoga, di Pilates che manderò ogni settimana. Grazie tante, grazie e ci vediamo dopo, va bene? Ciao!